Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare quattro frittate veloci al forno per chi non ha tempo di cucinare. La prima è una frittata di patate e cipolle. Gli ingredienti sono: in una padella metto dell'olio extravergine d'oliva e aggiungo subito le patate e le cipolle rosse di Tropea. Mescolo bene il tutto. Sistemo di sale. E aggiungo dell'acqua perché non voglio che le patate e le cipolle friggano. E lascio cuocere col coperchio. Mentre aspetto che cuociano le mie patate e cipolle, preparo le uova in una ciotola, metto le uova, aggiungo la paprika, aggiungo del pepe, sempre se piace, sistemo anche di sale e aggiungo del latte e sbatto bene il tutto. Pronte le patate con le cipolle, posso andare ad aggiungerle alle uova. Andrò ad aggiungerle lentamente, mescolando bene. Una volta pronto il mio composto, andrò a versarlo in una teglia rivestita da carta da forno. Sistemo bene. In forno a 180 gradi per mezz'ora. E voilà, la mia frittata è pronta. La seconda frittata che vi propongo è una frittata di melanzane e pomodorini. Gli ingredienti sono: in una padella verso dell'olio extravergine d'oliva e vado ad aggiungere subito le mie melanzane. Tutte. Sistemo di sale. E lascio cuocere. In un'altra padellina, sempre con olio extravergine d'oliva, vado ad aggiungere la cipolla. Pronto il nostro olio, aggiungo anche i pomodorini e lascio cuocere. Mentre aspetto che cuocia il tutto, vado a preparare le uova, metto le uova, il parmigiano grattugiato, sale, pepe e sbatto bene il tutto. Non appena saranno pronte le mie verdure, le melanzane, vado ad aggiungerci le cipolle con i pomodorini. Mescolo bene il tutto e lascio insaporire per qualche minuto. Dopo qualche minuto posso andare ad aggiungere il tutto alle uova, mescolando bene. E posso andare ad infornare oppure cuocerla in padella, come preferite. E voilà, la frittata è pronta. La terza frittata è una frittata di zucchine e cipolle, buonissima. Gli ingredienti sono: in una padella verso dell'olio extravergine d'oliva e metto subito la cipolla. Una volta pronto l'olio, aggiungo le zucchine tagliate a dadini. Amalgamo bene il tutto. Sistemo di sale. Aggiungo un goccio d'acqua e lascio cuocere. A parte in una ciotola ho messo le uova. Sistemo di sale. Aggiungo pepe, se piace naturalmente. Paprika, che io adoro. Il parmigiano grattugiato. E inizio a sbattere le mie uova. Non appena le zucchine e le cipolle saranno pronte, posso andare ad aggiungerle alle uova, sempre lentamente, mescolando poi bene. A questo punto mi trasferisco in una pirofila che ho oleato. Posso andare ad infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa mezz'ora. E voilà, la mia frittata è pronta. La quarta frittata è un rotolo di zucchine ripieno. Gli ingredienti sono: per prima cosa vado a preparare la frittata. In un piatto ho messo le 5 uova, vado ad aggiungere il parmigiano grattugiato e sbatto bene. A questo punto vado a sistemare di sale e aggiungo pepe, sempre se piace.
Pronte le uova, andrò ad aggiungerle alle zucchine che ho precedentemente grattugiato. Mescolo bene il tutto e trasferisco il composto in una teglia che ho rivestito con carta da forno. A questo punto vado ad infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Pronta la nostra frittata, possiamo andare a farcirla. Vado a metterci su lo stracchino, dopodiché vado ad aggiungere le fette di prosciutto cotto e a questo punto posso iniziare ad arrotolare lentamente, ragazzi, aiutatevi con la carta forno. Una volta formato il rotolo, lo stringo, lo chiudo bene, lo sigillo bene, formo una caramella e lo lascio riposare in frigo per almeno un'ora. Dopodiché un'ora il rotolo sarà pronto. Posso togliere la carta forno, iniziare a tagliarlo a fette e voilà! Il mio rotolo è pronto. Spero che le ricette vi siano piaciute. Ciao!